essere nostra le mani in giù suggestive, dare un assaggio degli scorci che si possono trovare sul nostro territorio, catturare l'attenzione dei visitatori sulle eruzioni del vulcano che lasciano il posto a una vecchia nevata o alla ribaltare della luce al tramonto di Saragossa. Ma la novità consiste nell'aver portato per la prima volta la festa di Campania, già conosciuta nel mondo con un filmato che si mostra i tre giorni di festa di Snoda dal 1 del 3 febbraio alla ricorrenza della patrona in cattedrale il 6, affinché il soggetto possa scegliere di montare cattedrale per periodo. Notevole variegato si presenta infatti il patrimonio storico, artistico e naturale del territorio canadese, ma da solo non basta. Per questo l'amministrazione provinciale ha deciso di investire anche sui canali di attrazione alternativi. Tra questi il turismo congressuale attraverso l'Ethna Convention Bureau, società a partecipazione interamente pubblica della provincia di Catania, in grado di coprire anche la filiera congressuale dei diversi aggregativi nel territorio. È proprio a partire da quella data storica che ogni anno va soprattutto a proposte che mantengano alta l'attenzione in merito alla tutela dell'ambiente. A questo proposito, tanto energetico che fa spazio dove è possibile ad una gestione virtuosa a base di fonti rinnovabili. In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, contestualmente agli spegnimenti simbolici, si promuoveranno accensioni originali di luci pulite a tema tricolore. Turbine, lanterne, led, biciclette che alimentano il